È un sogno, porca troia, è un sogno. Non ti posso credere. Dai, dai, che è tardissimo. Basta musica, prepariamoci. Basta. Troppo tardi, troppo tardi, troppo tardi. Mi aspetta l'aereo. Mi aspettano i compagni. Direi di portarmi sia la sciarpa del Portogallo e anche la sciarpa dello Sporting. Mi sa che questa avventura allo Sporting forse sta per finire. Il mio procuratore dice che stanno arrivando un sacco di offerte. Non vorrei andarmene, però vedremo, non pensiamoci. Andiamo, finisco di prepararmi il borsone che devo scappare perché mi aspetta un lungo viaggio fino in Francia e voglio conoscere tutto il resto dei miei compagni di squadra. Ok, ho tutto. Mettiamo dentro anche le due sciarpe per partire e andiamo. Si vola in Francia. E bentornati nella nostra carriera giocatore con K28. È finito il nostro primo anno allo Sporting Lisbona e siamo stati convocati in nazionale per l'Europeo. Abbiamo le sfide contro l'Irlanda del Nord, Scozia e Inghilterra. Sono molto emozionato, raga, perché per la prima volta potremo giocare in nazionale e giocare insieme al nostro idolo CR7, speriamo naturalmente. Adesso, dato che l'Europeo comunque tra 3 settimane vado a fare gli allenamenti, naturalmente la cosa che devo allenare di più sono i rigori e le punizioni. Vi chiedo, dopo l'intro, di spollicciare la manetta, raga, perché voglio raggiungere i 4.000 mi piace anche in questo episodio, quindi iniziate a lasciare un like. Perfetto, andiamo a simulare, speriamo vadano bene questi 5 allenamenti. Allora, B, D, C, B, F e in punizioni sale K di 28, però sui rigori, dato che abbiamo comunque un modestissimo 75, che secondo me comunque come statistica non è niente male, saliremo molto probabilmente nel prossimo allenamento a 76. Raga, questi allenamenti voglio farli più velocemente possibile perché ho troppa voglia di giocare in nazionale, di giocare con CR7, rigore 76 comunque. E ho troppa voglia di esordire, di fare l'europeo, perché secondo me è una grandissima opportunità. Vediamo anche questi come andranno. Allora, rigore siamo cresciuti, vabbè, abbiamo un 76 ottimo, dobbiamo migliorare nelle punizioni. Andiamo avanti ancora, secondo me c'è l'ultimo allenamento. No, perché siamo direttamente in nazionale. Qui c'è l'email. Nazionale portoghese comunque ci sono William Carvalho, fenomeno, Paulo Oliveira e KD28. Tanta roba. Convocati anche Promes e Gaud in Olanda e in Scozia. Quindi Gaud lo troveremo contro nella partita contro la Scozia. Comincia il nostro europeo. Spollicciate, raga, spollicciate la manetta, raga. Siamo titolari, giochiamo insieme. Ma CR7, emozione incredibile, raga. Andiamo a cominciare immediatamente. Volevo però fare una cosa. Volevo cambiare le scarpe e il numero. Allora, il numero lo mettiamo a 17. Vediamo se me lo fanno fare. E poi le scarpe. Direi di mettere queste, raga. I capelli poi li cambiamo magari nel prossimo episodio, dato che un sacco di persone scrivono: devi cambiare quei capelli, fanno schifo. Ma sapete che li ho messi perché CR7 quando giocava allo Sporting aveva più o meno sti capelli. Andiamo a giocare, raga, contro l'Irlanda del Nord. Sta per cominciare il nostro. Abbiamo la maglia numero 28. Forse devo cambiarla appena prima. Comunque, andiamo a cominciare la nostra prima partita in nazionale. Mi raccomando, sempre forza KD28. Sta per cominciare una delle partite più importanti e più emozionanti della giovane storia di questo nostro giocatore di KD28, di uno dei nostri nuovi idoli. Avete visto qual è il nostro girone? Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia. 3 squadre che possono metterci in difficoltà. Ma sappiamo che insieme a CR7, al nostro idolo CR7, possiamo mettere in difficoltà qualunque squadra, possiamo battere qualunque squadra. Inquadra qui la squadra irlandese dell'Irlanda del Nord e direi di andare a cominciare. È appena cominciata Portogallo, Irlanda del Nord. Il culo fa partire João Moutinho, la tiene
appoggia per Coentrao, la palla per il Kun, può andare, si alza la palla, calcio di punizione, mamma mia, era subito andato il Kun e fa ammonire già Evans, uno dei giocatori più esperti dell'Irlanda del Nord. Calcio di punizione, batte CR7, attenzione, CR7 è un assist, perché? Perché non hai calzato subito? Raga, vi giuro che non l'ho chiamata. Qui però c'è la rete all'ottavo minuto, il numero 21, André Gomes, che porta in vantaggio il Portogallo. Tanta roba, subito in vantaggio. Vediamo qui, CR7 pensavo calciasse, invece no, il tiro del Kun deviato, poi di confusione arriva il numero 21 e la mette dentro proprio lui, André Gomes. Ancora lui, vuole andare fino in fondo? La mette in mezzo, non ci arriva nessuno. Finisce col primo tempo, raga, siamo in vantaggio grazie alla rete del nostro numero 21. Però non sono riuscito a segnare, quindi voglio rifarmi la ripresa. Occhio all'Irlanda del Nord, la palla dentro per Lafferty, l'intervento di Cedric, calcio d'angolo, poggia per Andres, il lancio di William per CR7. CR7 la mette giù, può andare. CR7, il Kun è in mezzo, CR7 la porta, evita l'intervento, appoggia per Andres, la palla per il Kun, prova a girarsi, è in aria, può andare, niente da fare, niente da fare. Sfortunata la nostra prima partita, ma abbiamo vinto, l'importante è questo, andare avanti nel girone. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, a fare un'ottima partita, ci rifaremo nella prossima. Allora, niente allenamenti perché siamo in nazionale e non giochiamo titolare, gioca Valente, raga, purtroppo. Mi brucia un po' perché volevo giocare. Scozia-Portogallo 1-0 ancora, segna Valente, bastardo. Inghilterra, fatemi giocare. Fatemi giocare, gioca il Kun titolare. Stessa squadra della prima partita. Qui squalificato Diego Figueiras per una partita. Allora raga, dopo la partita vinta, simulata contro la Scozia, andiamo a giocare contro l'Inghilterra. Siamo ancora titolari ed è una cosa che mi riempie davvero tanto di gioia. Giochiamo ancora con CR7, penso sarà il solito modo del 4-3-3, infatti è così. CR7 a sinistra e Quaresma a destra. Andiamo al match, mi raccomando, sempre e solo forza K28 e anche forza Portogallo, dato che è la nostra nazionale. Andiamo al match. Seconda partita da titolare nazionale per K28. Andiamo a sfidare la squadra più forte del girone insieme alla nostra, dato che l'Inghilterra è più superiore rispetto alla Scozia e l'Irlanda del Nord, con tutto il rispetto per le altre due nazionali. Infatti siamo prime a pari merito a 6 punti. Quindi la vincente di questa sfida sarà la prima del girone, conquisterà quindi il girone, mentre la seconda dovrà accontentarsi del secondo posto naturalmente. Ci aspetta una sfida molto difficile. Qui inquadrati i nostri giocatori. Aspetto un'inquadratura, ecco qua. CR7 accanto a K28, bellissima immagine. Direi di andare immediatamente a giocare, raga, non perdiamoci più in chiacchiere. Inquadrato ancora CR7, inquadrato anche K28, la coppia gol di questa nazionale. Speriamo di segnare, naturalmente. Comincia la partita, comincia Portogallo-Inghilterra. Occhio a Wilshere sulla fascia. Attenzione a Wilshere. Uno contro uno, la mette dentro, il tiro di Henderson di testa. E l'Inghilterra passa in vantaggio dopo appena 12 minuti di gioco con la rete di testa del suo capitano. Il Kun allarga per João Moutinho, poi la palla per CR7. Può andare il portoghese, la palla in avanti per K28, in aria. E K28 ci prova lo stesso, non c'era nessuno da servire dentro. Non è vera sta cosa, però ok. Lancio João Moutinho per il Kun, la mette giù, molto bene. Salta non so come, ci riesce però fortunato. Dentro la palla per CR7. CR7, la parata di Hart. Ottima iniziativa degli attaccanti del Portogallo. Attenzione qui, calcio d'angolo. La palla è sul primo palo. Kun dispa la parata di Hart. Adrien Silva, K28, la palla per CR7. CR7 prova a saltare l'avversario. La palla arriva al Kun. Uno contro uno. E può andare. Prova a rientrare. Ancora lui. La palla sul destro. Numero. Ancora. Che tiro. Vaffanculo. Raga, dopo tante skill non potevo non calciare. CR7 allarga per K28. Uno contro uno. Rientra. Ha un po' di spazio. Può andare col destro, il tiro bloccato. Fabio Coentrao, la deviazione, c'è il pareggio. All'ultimo secondo, il pareggio del Portogallo con Fabio Coentrao. Vamos! Wow, raga, tanta roba, cazzo. Proprio alla fine, su iniziativa del Kun, poi il tiro deviato, va bene. Poi la palla arriva a Fabio Coentrao, la deviazione del difensore, c'è la rete del pareggio del Portogallo. Non abbiamo segnato, raga, ma abbiamo messo lo zampino, più o meno, nel gol del pareggio alla fine.
Manca ancora il primo volo in nazionale, speriamo arrivi prima possibile. Arrivano un po' di mail, allenatore Portogallo offre a Condispo un'esperienza internazionale. Raga, non penso che mi facciano fare soltanto il girone, spero di no. Termina stagione, allora abbiamo rispettato quasi tutti gli obiettivi. Sì, tranne i 5 assist, ne ho fatti soltanto 3. Ma va bene così. Andiamo avanti. Io spero davvero, raga, mi facciano continuare l'europeo. Ah, raga, perfetto, ok, siamo ancora in nazionale. Ottimo. Io avevo cambiato prima il numero 17, quindi spero mi diano il 17 anche in nazionale. Speriamo, ma non penso. Comunque, nel frattempo chiedo il trasferimento, dato che voglio andare a prodare per continuare la nostra carriera. Voglio approdare al United o al Real. Richiede trasferimento. Abbiamo un valore di 41 milioni. Soltanto che prendiamo proprio una miseria di stipendio, raga. Naturalmente per un calciatore su FIFA, ovviamente, dato che valgo 41 milioni. Richiediamo il trasferimento. Ci faranno sapere a breve. Gioca Valente titolare, raga. Contro il Belgio, poi. Una grande partita. Sono i quarti di finale, raga. Speriamo bene, non possiamo fare altro che tifare per i nostri compagni. Allora, comincia la gara, Danny porta in vantaggio subito al terzo minuto il Portogallo. Ammonito Fonte, per piacere non fatevi buttare fuori, sicuramente l'ho buffato, qualcuno verrà espulso. Si fa male Gomez, Hazard trova il gol del pareggio. Tanta confusione, non succede nada, 70° minuto, ancora 1-1. 80°, vediamo se si va ai rigori. Sì, si va ai rigori. No, si va a supplementare, raga, scusate. 2-1 danni, attenzione. Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio. Dai che è finita. Dai che è finita. Il Portogallo vola in semifinale. Vamos. Doppietta di danni e Valente non segna. Godo. Hanno respinto la nostra richiesta di essere ceduti, ma naturalmente la rifaremo. Richiediamo il trasferimento. Nel frattempo ho scritto interesse mostrato dal Bayern Monaco. Andiamo avanti, perché c'è la gara contro la Germania, raga. Madonna, che sfida. Facci giocare, mister. Gioca il Kun contro la Germania. Allora, hanno respinto ancora la nostra richiesta, quindi la rifacciamo subito e andiamo ad affrontare la Germania in semifinale. Richiesta anche dal Tottenham, raga, buono, perché così iniziano a chiamarci anche le squadre inglesi, dato che dobbiamo aspettare offerte dal Manchester United. Andiamo quindi ad affrontare in semifinale, comunque abbiamo la maglia ancora numero 28. Andiamo ad affrontare in semifinale la Germania, tempo sereno. Formazione è la titolarissima. Andiamo al match. Germania-Portogallo, semifinale dell'Europeo. Forza Portogallo. Germania-Portogallo, a livello internazionale comunque penso che sia qualcosa di straordinario per un giovane attaccante andare a giocare da titolare una semifinale dell'Europeo, vestendo la maglia naturalmente della propria nazionale. Le quattro squadre che sono arrivate alle semifinali sono la Francia, l'Inghilterra, Germania e Portogallo. Due squadre del nostro girone, naturalmente noi, e l'Inghilterra. Le squadre qui entrano in campo, abbiamo cambiato la maglia, abbiamo la maglia nera. La maglia nera, speriamo ci porti fortuna. Sono davvero carico, raga, voglio segnare il primo gol in nazionale. Il direttore di gara mette la palla a metà campo e si può cominciare. Comincia la semifinale dell'Europeo tra Germania e Portogallo. Sì, è Royce, ancora lui, Marco Royce, allarga per Volland. Difficoltà nel metterla giù, poi la conclusione è deviata e William allontana. Larga per Quaresma, ancora Cedric, dobbiamo ragionare. Cedric torna dentro da William. William, fraseggio corto per João Moutinho, tra le linee per il Kun, tiene palla, il Kun molto bene, allarga poi, prova ad allargare per il suo compagno, ma Mustafi lo ferma. Quaresma salta l'avversario, vediamo se riesce a prendere la palla. Quaresma molto veloce, la tiene in campo Quaresma, mettila dentro, la palla per il Kun, il tiro al volo! Raga, mamma mia, per quanto, per pochissimo non abbiamo segnato il gol del vantaggio. E anche il nostro primo gol in nazionale. Il lancio per Condispa che la mette giù molto bene, può andare in mezzo sui compagni. Prova a metterla sul secondo palo, l'intervento di Mustafi in calcio d'angolo. Ha la palla sul suo sinistro, è velocissimo, ci prova la parata di Neuer. Pezzo di merda. Condispa recupera la palla, ha la palla sul destro, ci prova la parata di Neuer, le prende tutte. Calcio d'angolo, la palla è in mezzo, un po' di confusione qua. João Moutinho,
La palla arriva fuori, attenzione, con Dispa. Se la porta sul destro, fortunato nel rimpallo. Ancora lui, va, fino in fondo, mettila dentro. Palla, palla, passa, non ci credono. Ma vaffancuore. Danni, salta l'avversario, João Moutinho. Dentro, attenzione, il movimento del Kun. Bella palla, con Dispa, può andare. Col destro, il semifinale all'europeo. Senti, è proprio lui, il numero 28. Va, esplode lo stadio. 1-0 Portogallo. Movimento tra le linee del Kun. Poi volevo passarla in mezzo, però ho detto come faccio a non tirare. 1-0 raga, finalmente. Bucato Neuer. Bucato Neuer. Abbiamo fatto gol ad uno dei portieri più forti al mondo. Wow. Madonna raga, che brivido. Al 65esimo minuto, avanti il Portogallo. Rui Patricio, il lancio lungo per K28. Che appoggia, prova ad appoggiare di testa per... No. No, mi sono fatto male. È finita quella partita e voliamo in finale. Ma forse il Kun si è fatto male. Speriamo però nulla di grave, raga. Forse una semplice botta. Voliamo in finale dell'Europeo, raga. Grazie al nostro gol. 1-0 alla Germania. In finale contro la Francia. Ma non penso ci faranno mai giocare. Sarebbe un sogno giocare la finale, raga. Ne dubito fortemente, però. Un'email. Hanno... Oh, ci faranno sapere per il trasferimento. Calma, vi prego, fatemi giocare. Fatemi giocare la finale. Me lo merito. Me lo merito. Ma vaffanculo, Valente. Vaffanculo, Valente. Andiamo a simulare la finale contro la Francia. Purtroppo... siamo persi la finale. Vinciamo 1-0! Quaresma! Il Portogallo è campione d'Europa, raga! Alla nostra prima volta in nazionale portiamo il Portogallo sul tetto d'Europa. Vinto l'Europeo! Vamos! Tanta roba, raga! La rete siglata al 60esimo minuto da Riccardo Quaresma. E non ha segnato Valente. Pezzo di merda, devo giocarla io quella finale. Io davvero sono molto molto soddisfatto, raga. Siamo portati a casa l'Europeo. Abbiamo segnato sì soltanto un gol, ma abbiamo segnato un gol importante, quello che ha portato il Portogallo in finale dell'Europeo. Raga, sapete che io aspetto l'offerta dello United per continuare la nostra serie che si chiama Il Nuovo Cristiano Ronaldo. Oggi è stato un sogno giocare con lui, è stato un sogno giocare con la maglia del Portogallo, arrivare in finale e vincere questo Europeo, anche se non abbiamo giocato la finale purtroppo. Abbiamo segnato soltanto un gol, ma l'abbiamo segnato in un momento decisivo, in una semifinale dell'Europeo, sullo 0-0, e abbiamo segnato ad uno dei portieri più forti al mondo. Il video adesso è finito, vi chiedo di raggiungere almeno i 4.000 mi piace anche per questo episodio, dato che avete raggiunto i 4.500 nell'ultimo. Adesso, dopo le vacanze, adesso avete visto che sono passati un po' di giorni dall'ultimo episodio, adesso ci sono le vacanze di mezzo, c'è anche il mio trasloco, quindi... ho meno tempo, però adesso vedrò di organizzarmi bene per portarvi un prossimo episodio il prima possibile. Lasciatemi un commento con consigli, complimenti, eccetera. Fate voi, ditemi cosa ne pensate del video. Tutti i social sono qui sotto in descrizione. Anche il sito di Stan Gaming è qui sotto per comprare giochi a prezzo scontatissimo. Mi raccomando, non dimenticatevi di condividere e di iscrivervi al canale perché è davvero molto importante. Ringrazio tutti per aver superato i 45.000 iscritti. Adesso è tutto, vi mando un abbraccio enorme e noi ci vediamo al prossimo video.